Buon pomeriggio amici di Zona Locale, ci troviamo di nuovo qui al nostro ormai tradizionale appuntamento con questa mezz'ora con, il mio appuntamento delle 18 nello specifico, e, in cui cerchiamo un po' di passare una mezz'oretta insieme parlando del più e del meno, diciamo così. Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di parlare con gli esercenti, medici, sanitari, farmacisti, anche con un animatore abbiamo parlato ieri. Insomma, abbiamo cercato di sviscerare questo particolare momento storico che stiamo vivendo, a cui probabilmente non siamo, anzi, possiamo anche togliere il probabilmente, abituati e pronti neanche noi. Stiamo cercando di sviscerarlo da diversi punti di vista. Scusatemi. Questa sera abbiamo deciso di invitare qui a chiacchierare insieme a noi un insegnante, ma soprattutto un musicista, per parlare di quello di cui al momento si parla pochissimo, e cioè cultura e il futuro della cultura e di chi si occupa di cultura e di spettacoli. Il nostro ospite di questa sera è Alessandro Lumachi, è un violoncellista e, come vi dicevo, è un insegnante. Vedo che già ci sta seguendo, quindi lo invito subitissimo, sperando che accetti il mio invito. Eccoci. Buonasera! Eccomi qua. Buonasera, mi sentite? Sì. Ti sento benissimo. Tu mi Buonasera a senti? tutti. Sì, perfetto, perfetto. Benvenuto, come va questo periodo? Come va? È una domanda che ti devo dire. Bene, sto provando, diciamo, cosa vuol dire essere agli arresti domiciliari. È che esagerato, gli arresti domiciliari, però vedo insomma dai tuoi profili social che bene o male ti stai organizzando, insomma, non stai proprio con le mani in mano. No, no, quello no, anche perché insomma, insegnando alle scuole medie, insomma, ci siamo attivati immediatamente con questa famosa DAD, questa didattica a distanza, che devo dire, insomma, per la materia che insegno, tutto sommato sta funzionando bene. Poi è chiaro che nell'insegnamento dello strumento musicale, nel quale tu fai lezione praticamente uno a uno, quindi rapporto insegnante-allievo unico, tutto sommato è abbastanza semplice, pur insomma dovendo fare i conti con diciamo, problemi di connessione più che altro dall'altra parte, perché Anche insomma di io. ascolto, forse, no? Guarda, l'audio in realtà non è il vero problema. Cioè, nel senso che comunque è più che altro il video, perché poi per noi è anche importante vedere il ragazzino, insomma, più che ascoltarlo, pur ovviamente avendo detto da subito che loro non sono tenuti a, diciamo, a mostrarsi nella webcam, insomma, per tutti i problemi connessi alla privacy. Immagino. Però sì, effettivamente, insomma, anche per quanto riguarda l'audio, anche se arriva, insomma, un po' di suono distorto, così alla fine te la cavi. Quindi niente, andiamo avanti Vedi, così. pensavo che la tua recensione sarebbe stata diversa su questa teledidattica, soprattutto per lo strumento, insomma, che insegni. Pensavo che fosse più difficile. Ma sai, Marti, il fatto è questo, è che io ho letto ovviamente tutti i commenti che si stanno facendo Certo. in giro, no? Allora, sicuramente forse per altre materie è sicuramente molto più complicato, perché, ripeto, io gestisco la situazione rapporto uno a uno, quindi gestire una persona ogni 45 minuti, perché poi le lezioni pure abbiamo cercato pure di comprimerle, proprio per evitare di stressare i ragazzi. Quindi gestire una persona sola probabilmente è molto più semplice che una materia che si fa durante la mattina, dove devi gestire le cosiddette classi pollaio di 22, 23, 25 persone. Lì capisco che comunque, insomma, la situazione è diversa. Io sinceramente non mi posso lamentare, anche perché ormai, sai, nel 2020 dire io non possiedo un computer, quindi non posso fare lezione, ci rivediamo direttamente a settembre, se sarà a settembre, è una scusa che non regge più, capito? Certo, ma quindi un Quindi. concertino non ve lo siete fatto, soltanto lezioni uno a uno. Allora, il problema, sai qual è? È che purtroppo c'è, cioè non si può suonare insieme. Io, per esempio, i ragazzi di terza media gli avevo dato dei pezzetti che avrebbero dovuto suonare con me.
dei duetti. Il problema è che non li possiamo fare per il semplice motivo che comunque c'è Un ritorno. una breve sfasatura tra i due apparecchi, capito? Quindi già il ragazzo, insomma, delle scuole medie ha le prime armi. In più gli vado a creare ulteriore difficoltà con il ritardo dei suoni, cioè diventa Più che un allucinante. aiuto diventa un guaio, diciamo. Cioè, Esatto, ti sei messo esatto. questa finestra alle spalle, c'hai questa Sì, questo aura, faccio di... Guarda, cambio subito, questo così ti fa... fascio di luce così. Guarda, mi sono messo dietro No. Mozart e Verdi, così è Ah, meglio. così possiamo cominciare a parlare di musica e non soltanto di Sì, scuola, vedi? certo. Quindi la scuola, tutto sommato, ce la possiamo fare. La Per possiamo quanto fare, riguarda la sì. musica, io invece ti leggo spesso sui social e tu sei particolare, cioè sei veramente arrabbiato, per non dire altro, giusto perché siamo in diretta con altre persone. Ma oddio, guarda, io leggendo anche quello che scrivono altri colleghi, forse rientro più nella fascia moderata, perché ho letto veramente, insomma, post di gente che, ma in realtà non è, cioè più che rabbia è anche un po' di nervosismo dato È dal chiaro. momento. Anche perché sinceramente se ci pensi è difficile dare una risposta alla fatidica domanda quando noi musicisti possiamo riprendere. Che purtroppo è vero che pure noi spingiamo per la ripresa, però se ci pensi bene ci sono delle difficoltà oggettive Ad da... esempio. Ma allora tu pensa, vabbè, noi ci troviamo per esempio ai corsi, no, estivi, quindi tu hai A visto Lanciano. che, ecco, hai visto che diciamo... Che numero grande di orchestrali che va gestito, no? Allora, se effettivamente la fase 2, la famosa fase 2 di cui si sta tanto parlando adesso, comprende mascherina, distanziamento sociale, guanti, mostri di plexiglass, che è pure difficile da pronunciare, ogni volta dico plexiglass mi si incarta la lingua, capisci bene che, insomma, con quell'impianto orchestrale che tu sei abituato a vedere l'estate è difficile perché mascherina e gli strumenti a fiato, cioè, mi Guanti a sembra. te. Ma sì, i guanti per uno strumentista d'arco sono, insomma, difficili da, come dire, da gestire sullo strumento. Però, per esempio, la mascherina e gli strumenti a fiato, no, Certo. a meno che non ci si inventi una nuova tecnica, oppure si pensi a delle mascherine che sono aperte qui, quindi il problema non lo risolviamo perché la Certo. bocca sarebbe libera. Già, per esempio, i fiati si trovano molto in Eliminiamo. difficoltà. Poi, strumenti ad arco, distanziamento sociale, ok, facciamo dei gruppi piccoli. Quindi prendiamo solo i gruppi cameristici e che fai? Metti un orchestrale, c'è cioè un leggio, tu immagini un leggio in mezzo su cui leggono due persone, li distanziamo 1 metro, quindi si richiede a uno degli orchestrali di avere la vista tipo criptonica, no? Ma si richiede anche comunque di avere degli spazi enormi. Non Ma infatti. soltanto per poi per lo spettacolo vero e proprio, ma anche per le prove, che forse è ancora peggio Appunto, nel concerto in infatti. sé per sé. Sì, ma poi tipo per esempio vogliamo lasciare i due orchestrali vicini oppure vogliamo mettere un leggio orchestrale. Benissimo. Sta di fatto comunque che il problema principale qual è? È quello della famosa tosse, il problema dello starnuto. Quindi, cioè, alla fine che tu isoli anche l'orchestrale su un leggio, però quello che ti sta a fianco dà un colpo di tosse. Fa un colpo di starnuto, siamo comunque in luoghi Punto a capo. chiusi. Siamo comunque in luoghi chiusi, tralasciando magari la fase estiva, dove si possono sfruttare gli spazi all'aperto, quindi si spera almeno che si riesca a salvare la fase estiva. Ma poi, quando ritorniamo in inverno dentro i teatri, che fai? E tu, per esempio, la fase estiva come la vedi? Perché ieri parlavo con un DJ che ha poco a che fare con quello che fai tu, però tutto sommato lui alla fine si relaziona comunque col mondo degli eventi. E chi per un motivo, chi per un altro, mi diceva quest'estate sarà veramente problematica. Ma allora io sinceramente spero che
la fase estiva si possa salvare. Sinceramente, adesso così su due piedi non ti so dire. L'unica cosa Certo. che mi viene in mente è, ecco, appunto, sfruttare gli spazi che si usano per le manifestazioni estive, quindi ecco, che ti posso dire, le torri montanare nel caso di Lanciano, oppure le piazze dove si fanno le opere liriche, insomma, diciamo, lì nel periodo estivo puoi sfruttare un po' di più il cosiddetto distanziamento, che poi su quello su cui ci si basa praticamente, Certo. per cercare di evitare di far crescere la curva dei contagi. Però, che ti devo dire? Cioè, il problema è che bisogna capire se effettivamente è scongiurato questo pericolo del virus che viaggia nell'aria, capito? Perché poi, se tu ci pensi, ormai ci hanno detto che il virus nell'aria non viaggia. Cioè, non è che tu lo prendi andando a respirare aria aperta. Il problema è che comunque noi siamo dentro casa e comunque i contagi aumentano. Cioè, questa cosa non si capisce. Cioè, se stiamo dentro casa, come mai sta curva continua a fare questo andamento? Quindi c'è qualcosa che evidentemente ancora non torna. Però senza mo andarci a mettere nel mondo della medicina, speriamo che almeno qualcosa in fase estiva si possa salvare. Per Almeno esempio, questo. oggi dai tuoi colleghi più furenti, sento insomma dire che si parla pochissimo di cultura, ma non soltanto dai tuoi colleghi, alla fine è un po' un dato di fatto. Il mondo della cultura si ritrova sempre a essere quello più sfigato, perché con la cultura non si mangia, perché se io vado a vedere un evento sembra comunque che mi sto a divertire e che quindi ti stai a divertire anche tu che stai suonando con tutto il baraccone che c'è dietro. Cioè, è possibile che non si esce mai da sto circolo vizioso? Effettivamente, però, se ci pensi, hanno ragione, cioè nel loro magari esprimere in maniera concitata questo pensiero, però se ci pensi è così, perché già per esempio il fatto che dall'inizio dell'emergenza chi sono stati i primi a essere chiusi, a essere bloccati? Le palestre? No. I supermercati, cioè no, i supermercati hanno continuato, che ti posso dire, i negozi, le Gli stadi? lavanderie, brava, gli stadi? No, la prima cosa che si è bloccata, teatri, Teatri. concerti, orchestre, che se ci pensi, questi, diciamo, individui, cioè alla fine per noi orchestrali sicuramente la situazione è ulteriormente peggiorata, per noi musicisti è ulteriormente peggiorata, ma noi questa fase la stiamo vivendo già da tanto tempo, perché sai benissimo, ecco, l'abbiamo vissuta in prima linea, anche insomma le varie crisi che ci sono stati per i corsi estivi, noi questa fase la viviamo già da tanto tempo, cioè famiglie intere che lavorano in orchestra e che da un giorno all'altro ti dicono: no, guarda, soldi non arrivano, quindi l'orchestra si blocca, teatri che chiudono. Quindi alla fine questo virus è come se avesse messo un po' tutti i mestieri alla pari. Tutti i mestieri alla pari. Però effettivamente, se tu adesso leggi le varie tappe delle riprese di questa, diciamo, famosa fase 2, teatri, concerti, discoteche, palazzetti dello sport per i concerti, così, dove sono stati messi? All'ultimo posto. E io sinceramente continuo a rimanere abbastanza basito, soprattutto oggi dopo che ho letto un articolo del Sole 24 Ore, dove un altro di questi scienziati, virologi, insomma, esperti, perché alzo le mani, dice: no, ma noi dovremmo imitare il modello della, cos'è, la Svezia, che ha detto che bisogna andare all'aria aperta perché il virus mi pare che fosse la Svezia. Quindi non rinunciate a, insomma, alla, come si chiama, all'attività fisica. Quindi mi raccomando, speriamo che il governo riapra le palestre. Ma se tu ci pensi, la palestra cosa ha di diverso da un teatro? È un luogo chiuso, è un luogo di aggregazione, il colpo di tosse può essere fatto là dentro, così come dentro un teatro. Quindi perché la palestra dovrebbe riaprire prima e i teatri e le orchestre devono riaprire dopo? Ma quindi è proprio un problema culturale, cioè come mi diresti tu, siamo proprio dei coccio. Non è decoccio, e il problema è che effettivamente si pensa sempre a questi, cioè a ciò che fattura, quindi subito l'impresa deve riaprire subito, quello deve riaprire subito, così, vabbè, ma sì, ma i concerti alla fine, più che altro, vabbè, la gente li va a vedere, li va a sentire, quelli li teniamo per ultimi, tanto insomma, quando avremo avviato per bene la fase 2, allora riapriamo il Il mondo dello superfluo del spettacolo. superfluo.
Riapriamo il mondo dello spettacolo, ma non è così, assolutamente. Non è Però così insomma, perché... lo spettacolo, come mi diceva ieri il mio amico Raffaele, proprio qui in diretta, lo spettacolo e cioè il mondo. C'avevo avuto un ritorno pazzesco. Il mondo dello spettacolo, della cultura e del turismo sono un po' il 13% del nostro PIL, quindi insomma, tanto superfluo non è, perché se pensiamo anche all'estate, non soltanto ai concerti, ma a queste fantomatiche gabbiette di plexiglass. Insomma, in spiaggia credo che si insomma, cioè che parlino un po' da sole il fatto che non si possa far finta di niente, e anche se personaggi del mondo dello spettacolo e della musica di un certo calibro, noi e te, si stanno muovendo, insomma, tanto torto non ce l'abbiamo. No, quello sicuramente. Il problema è che se tu, tipo, per esempio, ti colleghi ai telegiornali, io sento parlare di tutto e di più, di tutti i settori possibili e immaginabili, e chi, diciamo, si occupa diciamo, del settore, soprattutto, ecco, quello culturale, io le uniche parole che ho sentito in questo momento è: sì, adesso abbiamo il tavolo tecnico, vediamo come ripartire, ma siamo indietro. Siamo indietro perché altri settori hanno già dato delle opzioni, capito? Ma quella tempistica che si leggeva qualche giorno fa, che probabilmente è ancora un fake sulla riapertura dei teatri e dei cinema a dicembre, come la vedi? Ma Probabile. sai, Martì, in realtà se tu adesso, insomma, cioè ci sono testate giornalistiche anche molto più affidabili del sito locale, per dirti, che comunque stanno pubblicando questa data di dicembre, anzi io in realtà ho letto anche date molto più in là, però insomma poi mi sembra veramente esagerato, io avevo letto addirittura marzo L'anno 2021, prossimo, sì, che avevo letto anch'io. è un orrore pensare una cosa del genere. Sia possibile, tutto purtroppo sta a come evolve questa minaccia. Il problema, sai qual è, Martì? È che io temo che noi pagheremo questa, diciamo, briglia sciolta che verrà fatta dopo il 4 maggio. Se così sarà. Perché sì, alla fine, secondo me, dai piani alti cederanno, perché anche tutta questa rabbia che vedi sui social, alla fine, cioè, un governo deve anche tener conto comunque della condizione del Della tenuta popolo. psicologica del popolo. La condizione del popolo, e loro secondo me cominciano a farsi seriamente due conti che prima o poi, ecco, noi sfonderemo le porte di casa e usciremo a fare le rivoluzioni, chi ci tenta di fermarci, insomma. E quindi loro comunque stanno ragionando in questo senso. Quindi il 4 maggio, secondo me, dovrebbe essere proprio la data in cui poi piano piano ci lasceranno liberi. Il problema è come interpreteremo questo essere lasciati liberi? Perché comunque siamo un popolo che viene da attualmente 40 giorni di chiusura in casa. Quindi, considerato che quando c'è stato all'inizio l'annuncio del lockdown, c'era una fila al Carrefour di Pescara lunga Mi 10 ricordo. chilometri, 10 chilometri, tu immaginati cosa si vedrà il 4 In fila maggio. tutti ai bar. Hai capito? Cosa si vedrà il 4 maggio per le strade? Cosa si vedrà nella stagione estiva? Io mi auguro poi che ci sia movimento per la stagione estiva, per la ripresa del turismo. Il problema è che bisogna vedere come noi stessi gestiremo questa libertà che ci viene data. Certo è che se cominciamo a vivere come abbiamo vissuto fino adesso, quindi distanziamento zero, Se affollamento sulle ricominciamo come spiagge, prima. cominciamo come prima, e noi del settore dello spettacolo, che nel frattempo continueremo a stare fermi aspettando l'ipotesi di dicembre, che è l'ipotesi più gioiosa, stiamo così, magari la curva risale un'altra volta, ricominciamo e siamo puntualmente punti a capo. Capito? Certo. Questo è il problema. Che poi è quello che sta succedendo in Cina e in Giappone. Cioè, se hai visto qualche tempo fa, Wuhan, un'altra volta, allarme, e Sì, adesso il lì Giappone mi sta sembravano più contagi da ritorno, ecco, quello che mi è sembrato di capire. Chiudiamoci dentro, non lo so qual è la soluzione. No, dico, a parte la parte scientifica, insomma, di cui non siamo esperti entrambi, tu ti sei fatto un'idea su come sarà
il dopo Covid per il mondo della cultura e della musica? Allora, io ho sempre detto ai miei colleghi che voglio pensarla in maniera positiva, cioè della serie che comunque può essere come dire, è stato il cosiddetto proprio fondo fondale di tutti i fondali dal quale possiamo soltanto riemergere, cioè non si può andare ancora più sotto di questo. E quindi io mi auguro che poi quando ci faranno rimettere in moto insomma, tutte le orchestre, i teatri, così alla fine si ha un modo per riportare anche quel pubblico che negli ultimi tempi magari ci è mancato, no? Con quali modalità? Non lo sappiamo, però insomma, almeno provarci, insomma. Ma se per esempio ti dicessero che tu da quest'estate, con un po' di distanziamento, insomma con qualche accortezza, potessi tornare comunque a suonare in orchestra, non avresti paura, tu saresti tranquillo? Io sarei tranquillo per il semplice motivo che tanto, Martì, rischiamo tutti i giorni. Certo, anche questo è vero. Cioè, stare accanto a un collega, per dirti, no? Stare accanto a un collega orchestrale, io non credo che ci sia un rischio, maggiore rispetto a andare al supermercato. Anzi, Anzi, forse lì c'è anche più assembramento a tutt'oggi. ma a parte quello, ma anche sul contatto degli oggetti, no? Tu vai comunque al supermercato, no? Per quanto possa essere, cioè, per quanto ci possano essere le accortezze, comunque tu entri sempre a contatto con cose che sono già state prese da altre persone. Tu Tu invece là arrivi col tuo strumentino, ti vai in siedi. orchestra, c'è cioè il tuo strumento personale, segui, diciamo, le normative che ti vengono date. Da rispettare, io sinceramente paura non ne avrei. Assolutamente. Tanto Tu ripeto, stai davanti al dovrei. direttore, ti devi scegliere un direttore che non ti sputa, però. Oddio, diciamo, fortunatamente fino a questo momento mi sono capitati, però fortunatamente diciamo i problemi maggiori sono le goccioline di sudore. Quindi pare che dal sudore non ci si possa contagiare, quindi. Non è una scena molto poetica per parlare di un'orchestra. Senti, Sì. parliamo di scene più poetiche invece, che qua stiamo sempre a parlare di questo futuro che non sappiamo com'è. Siccome, come dicevi, siamo in casa da 40 giorni, il massimo che abbiamo visto è il carrello della spesa, ci vuoi raccontare qualche concerto che hai fatto anche di recente, tra i più belli? Non tanto per la realizzazione, quanto anche per il posto in cui insomma, per l'ambiente. Facci evadere. Allora, guarda, A parte adesso. ovviamente quelli di Lanciano, chiaramente, ma quelli possiamo. Però lo sai che. Allora, guarda, principalmente sono due i concerti più belli che io abbia mai fatto. E uno rientra proprio nei corsi quando io ero, insomma, ero ancora allievo. È stata quella nona di Beethoven fatta dentro Colle Maggio, purtroppo appena, diciamo, insomma, distrutta da un altro evento molto tragico. E insomma, nell'atmosfera che era veramente surreale entrare in quella cattedrale che era, insomma, era in condizioni allucinanti. Però poi dopo, alla fine, proprio quella produzione, che poi è stata la mia prima produzione con i corsi di Lanciano, sì, quando ha diretto Luigi Piovano, e quello è stato uno dei concerti più belli mai fatti. E poi ce n'è un altro. Sia per la bellezza del programma e sia perché comunque eravamo forse più di 100 orchestrali e 300 coristi quando abbiamo fatto il Requiem di Verdi col Conservatorio di Pescara. È stato, sai, quando parte il diesire, no? Cioè, proprio sentivi il leggio vibrare, poi quando cantano tutti insieme, io vedevo i capelli, ero spettinato completamente. Quello è stato un Tu poi sei così altro. composto quando suoni, quindi insomma. Vabbè, ma io lo sai, sai qual è la mia politica, no? Cioè, mi metto sempre dalla parte del pubblico, il pubblico Bravo. che vede l'orchestrale che suona così, insomma, alla fine penso dopo 20 minuti, insomma. Senti, in questi giorni fra i tuoi colleghi musicisti c'è stata anche una sorta di polemica, chiamiamola così, tra quelli del balcone sì e quelli del balcone no. Tu da subito ti sei schierato con quelli del balcone no. E adesso c'è anche qualcuno, insomma, che ti comincia a dar ragione, adesso che si vede che è stato preso forse anche come un segno
di forte emozione in realtà, però forse è stato preso dall'altra parte in maniera totalmente sbagliata. Sì, il fatto più che del balcone sì, del balcone no, sicuramente quello, diciamo, chi è uscito fuori dal balcone con le pentole, abbatte il mocio di Leda, cioè, mi metto nei panni, mi metto nei panni dell'italiano che aveva bisogno di sfogare, Sfogarsi. pensate all'inizio, pensa adesso come Pensa può adesso. stare. Il problema è, ritorniamo al discorso di prima, cioè un telegiornale non mi può dire che in Italia si continua a fare musica dai balconi col mocio di Leda o con le pentole, perché le pentole non possono neanche essere raggruppate nelle percussioni, cioè ma di cosa parliamo? Invece, se mi avessero mandato Danilo Rossi, la prima viola della Scala, che ha suonato la suite di Bach. Quella è un'emozione, cioè io sarei rimasto sotto al balcone così, oppure se avessero mandato per un minuto, recentemente hanno mandato Francesco Manara, il violinista. Ah, Cioè, pensavo il ti problema. riferissi a Bocelli. Sì, è come no. Cioè, il problema è che questi personaggi, prima viola della Scala, un violinista stratosferico come Manara, così gli dedichi 2 secondi di trasmissione. Invece quello che fa con la cosa così un intero servizio. Ma così come è stato dopo la faccenda della didattica online, no? Hanno fatto un servizio sulla didattica online, scuole conservatori. Per quanto riguarda i conservatori, hanno fatto vedere 2 secondi di un fagottista. Mezzo secondo di, mi ricordo che forse una tromba così, dopodiché chitarre elettriche, che te devo dire, quella che canta Azzurro, che mo sembra diventato L'inno. l'inno, così, 2 minuti e 20 di Azzurro e 20 secondi di quel povero ragazzo fagottista, che era pure bravo tra l'altro, adesso non so quale conservatorio sia, così, che te devo dire? Questo è il problema, capito? Facciamo finta che siamo su un giornale famoso. Hai questo spazio per poter parlare con chi ti governa e soprattutto con chi deciderà di quello che sarà il tuo futuro artistico. Vai, senza parolacce. No, 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 assolutamente. Sicuramente l'unica cosa che mi sento di dire a chi si occupa del settore cultura e che adesso deve decidere cosa fare nei prossimi mesi, l'unica cosa che mi sentirei di dirgli è pensate bene alle vostre scelte. Cioè pensate bene se effettivamente rispettare questa data di dicembre o se si può fare qualcosa in più per cercare di recuperare ancora il prima possibile. Il salvabile, perché adesso si tratta di salvare il salvabile, insomma. C'è la possibilità dei concerti streaming, certo, non hanno lo stesso effetto, non hanno lo No. stesso effetto di un concerto col pubblico, ma questa è la stessa cosa della didattica in presenza e a distanza. Si può fare, di questi tempi si può fare, è sempre meglio, secondo me in questi casi, sempre meglio cioè, trasmettere, fare un concerto, trasmetterlo in streaming e quindi il musicista comunque ha contatto, cioè lavora, sta con i propri colleghi, suona il proprio strumento, ha il contatto col proprio strumento piuttosto che farlo dentro casa, piuttosto che non fare niente. Ecco, allora Questo. dovessero decidere in questa data di dicembre si rivelasse vera, tu che pensi? Cioè, suoniamo fuori quei funghetti fino No, a va bene, dicembre? In qualche modo ci si no, dovrà adattare, certo, adeguare. va bene, Anche perché, ok, scusami, non è giusto per te che suoni, ma non è giusto neanche per me pubblico a questo punto certo. non dovermi privare più di niente, cioè non dello stadio, non della palestra, di tutto quello che diciamo prima, perché mi devo privare del concerto? Certo, assolutamente c'hai ragione, però il mondo dello spettacolo deve ricominciare a dicembre 2020 per cercare di rispettare tutta la sicurezza? Ok, però inglobiamo anche tutti gli altri campi nel quale si opera al chiuso e dove ci sono assembramenti. Capito? Quindi non soltanto, non soltanto cultura, mi stai dicendo. Beh, tu prima, per esempio, mi hai nominato gli stadi, no? Ok. Allora, lo stadio, ok, non è un luogo chiuso.
Sta di fatto che comunque, vabbè, sì, se pensi, insomma, voglio dire, la Sì, sommità il tetto è comunque aperto, no? certo. Benissimo. Deve riprendere la Serie A, benissimo, senza pubblico, mi sta bene, ma dentro lo stadio ci sono i calciatori, ci sta il medico, ci sta il preparatore. È vero, quelli sono atleti, sono... però hai visto che si sono contagiati anche là in mezzo. Ah, sì. Discorso della palestra che ti facevo prima. Non può operare il tizio del mondo dello spettacolo? Bene, che apri a fare la palestra? Allora, anche quella, dicembre. Cioè, ripeto, adesso questo virus è come se avesse messo insomma, fino a qualche giorno fa, prima che riprendessero delle piccole attività, ci ha messo tutti sullo stesso piano a La livello dei famosa mestieri. livella. La famosa livella, bravissima. Ovviamente tralascio fuori quelli che sono stati, cioè quelli che io considero. Gli eroi che hanno sempre continuato a operare, medici, poliziotti, cioè, forze dell'ordine, per carità di Dio, loro sono un altro pianeta a parte. Ma anche le categorie di cui avevamo comunque bisogno e necessità non si sarebbero potute fermare, come anche i Certo, farmacisti, ma anche gli stessi negozi alimentari. assolutamente, assolutamente. Per il resto siamo tutti su una linea retta. Allora, adesso non facciamo l'errore di... come dire, spezzare questa linea retta, cioè cerchiamo di fare una riflessione produttiva e soprattutto, secondo me, si può lavorare anche in maniera sinergica, tipo per esempio, si sta parlando adesso di come riavviare la scuola a settembre, no? Che sia con i plexiglass tra un banco e un altro, che sia con la cosa mista, no? Cioè didattica online in In presenza presenza. oppure turni mattina o pomeriggio. Benissimo. Allora, si prende spunto da queste riflessioni e si cerchi di capire da subito come si può far ripartire il mondo dello spettacolo. Che poi io non è che voglio fare una preferenza per il mondo della musica classica, però il mondo della musica classica è quello che sta soffrendo, cioè è quello che soffrirà in questi ragionamenti, perché se tu ci pensi, la prosa, gli attori stanno lontani, possono stare bene, possono recitare lontani, Certo. no? La musica rock, pop, jazz sfrutta le casse stereo, quindi comunque i musicisti si distanziano, possono stare lontani, possono continuare a operare. La musica classica che viene fatta principalmente come si dice, in acustico, cioè senza bisogno di amplificazioni, a meno che ovviamente i posti non siano enormi. Siamo noi quelli che soffriremo di più, capito? Allora, secondo me bisognerebbe cominciare a ragionare da loro, cioè dall'orchestra, da orchestre e cantanti, dalle piccole, cioè, come diciamo, poter far suonare anche piccoli gruppi che siano tri, quartetti nelle stagioni concertistiche, cioè su questo si deve riflettere, capito? Ma forse per i tri e per i quartetti è più semplice, poi torniamo sempre al discorso delle orchestre di prima, per cui se per un trio il discorso del distanziamento si pone per lo più per il pubblico, per un'orchestra diventa un discorso che si pone un po' per tutto, a prescindere dall'amplificazione. Sì, però lo sai che anche questo discorso è relativo, eh? Perché comunque quando suoni per esempio un quartetto d'archi diciamo che raggiunge il pieno sia della performance di chi suona, ma anche cosa sente il pubblico. In realtà più sono vicini i quattro strumenti, più il pubblico riceve un suono unico, ovviamente. Certo. E soprattutto i quattro strumentisti, stando vicini, Dialogano tra loro. bravissima, riescono a dialogare tra di loro. Allora, è chiaro che questo problema è un problema relativo perché noi possiamo benissimo distanziarci, per carità di Dio. Però, diciamo che il compito diventa Più arduo, eh. complicato. Certo, specie se poi si decide che tra uno strumentista e un altro ci deve essere la cosa di Ma vetro, questo non la... credo. capito? Questo No, non credo vabbè, proprio, questo penso che siano ipotesi che stanno facendo adesso, che stanno circolando come ne chiaro. Sì. sono circolate tante. Mi sembra Beh, veramente, anche proprio per l'acustica, quella è carina. Tu ci quella delle andresti in spiagge. spiaggia così? Ma sai, forse è la volta buona che mi abbronzo come si deve, perché magari il vetro riflette e riesco a diventare come Carlo Conti. Chi lo sa? Chi lo sa? Purtroppo io ho difficoltà ad abbronzarmi, quindi può essere la volta buona, insomma. Probabilmente l'hanno fatto per te, vedi?
sommato il lato positivo c'è in tutto, anche nel plexiglass in spiaggia. Anche quello del numeretto, hai visto il numeretto Sì. per andare al mare? Per Quello è bellissimo, quello è fare il bagno. fantastico. È fantastico. Senti, io prima di lasciarti alle tue cose serali, ti volevo fare due domande che sto facendo a tutte le persone che vengono qui a chiacchierare con me, che vengono qui, che rimangono lì e vengono qui a chiacchierare con me. La prima è: qual è la prima cosa che farai quando torneremo alla normalità? Però non alla normalità questa spizzica e bocconi, alla normalità vera. E poi se hai un consiglio per i tuoi coetanei e per i tuoi colleghi a questo punto su come affrontare questo momento. E siccome ci troviamo, si spera, vicini alla fase 2, come affrontare anche la fase 2? Allora, la prima cosa che farò quando diciamo saremo liberi, semiliberi o comunque insomma ci sarà permesso perlomeno guardarci e parlarci, credo che sarà organizzare proprio una prova in quartetto d'archi. Quello sicuramente, perché a parte che io amo questa formazione, cioè proprio l'adoro. E quindi ora con chiunque sia, è così, però un bel pomeriggio, serata, che ne so, in casa, io qua fortunatamente ho una stanza molto grande, una bella prova di quartetto e sentire tutti gli altri tre strumenti che ne fanno parte. Poi, ovviamente, sai, fare i concerti ti devono chiamare, quindi insomma, la prima chiamata di un concerto sarà proprio la risposta sarà di cuore, sarà sì, assolutamente. E poi invece per la seconda domanda su come affrontare, beh, come affrontare, sembra banale da dire, ma l'unico modo in cui la puoi affrontare è con responsabilità. Quindi se ci lasciano liberi, cioè se insomma, nel momento in cui ci faranno uscire, se ti dicono potrai uscire però soltanto con la mascherina, oppure nel momento in cui insomma ci arriveranno pure queste benedette mascherine, magari evitare mani, abbracci così, insomma, mi sembra il minimo prezzo da pagare, però almeno per riguardare, per respirare aria pulita. Perfetto, io ti ringrazio per la chiacchierata, per questi consigli e per questi spunti che ci siamo dati sul mondo della cultura. Io Grazie a te. spero di rivederti quest'estate, non soltanto tramite uno schermo di un Speriamo. telefono. No, speriamo. E niente, ti auguro una buona fine quarantena, sperando che sia la fine. Quando sarà? Portiamoci avanti, siamo positivi. E niente, grazie ancora per essere qui, grazie anche agli amici di zona locale che ci hanno seguito. Io invito tutti quanti a non andare via perché tra 20 minuti alle 19 ci sarà un'altra diretta, quella del mio collega Giuseppe, e oggi vi prego tutti quanti dalle 19 di seguirlo e di inondarlo di messaggi perché è il compleanno e quindi scrivetegli auguri, 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 così si impappina e finisce la Auguri. Ecco, diretta in auguri. io mi porto in avanti. Bravo, e finisce così. Allora, grazie ancora. Buona Grazie serata, a te. Buona grazie a serata a te, tutti. grazie a tutti e speriamo veramente di rivederci presto. Ciao! Ciao ciao.